Ciao, questo è un appello a tutti i genitori, dei ragazzi che frequentano le scuole statali della Lombardia. Facciamo un appello perché ci aiutino a ricorrere contro una delibera che è stata emessa da Regione Lombardia il 31 di gennaio di quest'anno e che, vuole destinare 30 milioni di euro per aiuti da dare alle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole paritarie e 10 milioni di euro soltanto invece alle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole statali. La proporzione decisamente è invertita, in quanto i ragazzi che frequentano le scuole statali sono più o meno il 90% della popolazione scolastica totale lombarda. Sono state fatte anche delle altre cose che, a parer nostro e anche degli avvocati che hanno fatto un ricorso al TAR, non sono corrette e sono discriminatorie. Ai ragazzi delle scuole paritarie vengono dati questi aiuti dalla prima elementare alla quinta delle superiori, a famiglie che hanno un ISEE fino a 38.000 euro. Ai ragazzi invece che fanno le scuole statali vengono dati aiuti solo dalla prima media alla seconda superiore e questo decisamente non è giusto. L'ISEE, oltretutto, dei ragazzi che fanno le scuole statali, l'ISEE massima delle loro famiglie, può essere solo fino a 15.458 euro. Quindi anche in questo c'è una grande disparità. Che cosa chiediamo? Chiediamo che le persone, si aggiungano e rinforzino questo ricorso che è stato fatto. Cosa possono fare? Chiunque può, aggiungersi al ricorso, si chiama ad adiuvandum, per rinforzarlo e far vedere al giudice che sono molte le persone che non sono d'accordo su questo modo di distribuire i soldi delle tasse di tutti i cittadini lombardi. Ai ragazzi disabili che vanno alle scuole paritarie vengono dati 3.000 euro all'anno, a quelli che vanno alle scuole statali niente. Quindi le famiglie di ragazzi disabili oppure dei ragazzi disabili maggiorenni con qualsiasi ISEE che vogliano fare un nuovo ricorso possono contattarci, noi li metteremo in contatto con l'avvocato che ha già fatto il primo ricorso e vedremo di farne un altro per questa categoria di studenti discriminati. C'è una terza categoria di studenti che può ricorrere facendo un ricorso autonomo. Ed è quella degli studenti delle scuole superiori statali di terza, quarta e quinta. Questi studenti vengono discriminati in quanto a loro che fanno le scuole statali non viene dato più nulla per acquistare i libri di testo o le dotazioni tecnologiche, mentre invece ai loro compagni che fanno le scuole paritarie vengono dati dei soldi, e neanche pochi perché vanno dai 1.000 ai 2.000 euro, e questo veramente non è giusto. L'ultimo appello che faccio è quello appunto per una raccolta fondi. Purtroppo ci troviamo in Italia e in Italia per fare un ricorso con patrocinio gratuito sono comunque necessari più o meno 700 euro di spese di bolli, di carte da bolle, di spese vive. Quindi anche in questo caso chiediamo che le persone diano, ma anche pochissimi euro, 5 euro, 3 euro, quello che è nelle loro possibilità, in modo da aiutare tutti a fare giustizia. Grazie.